Bentrovati sul canale YouTube di calciomercato.it, nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato e con la direttrice Eleonora Trotta. Ciao Eleonora. Ciao Riccardo, un saluto a tutti i nostri utenti, iscritti al canale, fan e ovviamente tifosi di calcio. Esatto, tutte le squadre che ci seguono in questo contenuto è indirizzato particolarmente ai tifosi della Roma, perché parleremo di Roma. Per farlo, prima di andare sul campo, ci fermiamo un attimo sugli spalti, perché il weekend è stato un weekend particolare, che è stato segnato dalla vicenda Bove. I tifosi della Roma in tribuna hanno salutato così Edoardo Bove, forza Edo, un bello striscione, un bel messaggio di vicinanza per un ragazzo che è cresciuto nella Roma, che è tifoso della Roma e che anche nella giornata di ieri, come ha ricordato il presidente Gravina, andando a trovarlo, gli ha chiesto poi un modo questa sera per vedere la Roma. Lui in ospedale voleva vedersi poi la Roma contro l'Atalanta. La partita non è andata benissimo, è un altro discorso. Il tuo parere intanto su tutto C'è questo? stata, Riccardo, veramente una grandissima dimostrazione d'affetto da tutto il mondo per Edoardo Bove. Ovviamente i tifosi, la Roma, i giocatori della Roma erano particolarmente coinvolti e particolarmente sconvolti dopo l'accaduto di Fiorentina Inter, in occasione di Fiorentina Inter. A tutti noi che abbiamo, no, raccontato poi Riccardo in questi anni la crescita di Bove, il futuro di Bove, abbiamo intervistato più volte anche la gente di Edoardo Bove, di Diego Tavano. Ecco, noi tutti eravamo veramente sconvolti e veramente preoccupati, e per questo abbiamo accolto con grande sollievo le notizie che poi sono arrivate nelle ultime ore. È stato molto molto bello il post di Diego Tavano, perché ha in qualche modo centrato proprio le emozioni, i sentimenti dei sostenitori, e ha con la sua sensibilità ringraziato tutti, no? I tifosi della Roma, della Fiorentina, ma anche appunto i tifosi di tutto il mondo. Ringrazia in particolare il Real Madrid, che appunto ha voluto sapere i dettagli del recupero, comunque delle condizioni di Bove. Noi non entriamo, Riccardo, in una questione di rispetto al Certo. momento dei dettagli, però insomma abbiamo raccontato da subito che per fortuna le notizie che arrivavano e che stanno arrivando erano incoraggianti. Poi ovviamente col passare dei giorni sapremo qualcosina in più sul perché, no? Lui ha avuto quella reazione in campo. Quindi grandissima dimostrazione d'affetto, grandissimo sostegno da parte dei tifosi di tutto il mondo, e forza Edoardo, perché non solo perché sappiamo che ragazzo è, proprio perché tutti noi abbiamo vissuto da veramente vicino quello che gli è accaduto in questi giorni. Sì, il calcio è stato proprio una comunità in questo caso e devo dire da ogni lato, ogni latitudine c'è stata vicinanza e un senso di comunità che non si sente spesso nel mondo del calcio, per cui questo sicuramente è stato bello. Poi è arrivato il campo, una partita che anche Bove si è seguito dall'ospedale e la Roma è andata incontro a un'altra sconfitta interna contro l'Atalanta con il gol di Zaniolo, che andremo poi ovviamente anche a commentare tutto quello che è successo con Nicolò Zaniolo e i tifosi della Roma. Questo però porta alla Roma una classifica che fa paura perché la zona di retrocessione è a 2 punti. Sì, Riccardo, diciamo che non per presunzione né per leggerezza, quella è una classifica che ad oggi non stupisce, perché dall'arrivo di Ranieri sapevamo che gli scontri con Napoli e Atalanta sarebbero stati tostissimi e difficili da superare anche solo con un pareggio. Quindi dispiace, perché comunque la Roma ieri ha fatto un buon gioco ed è sembrata equilibrata, ordinata fino al gol, anche diciamo non proprio felice, no? Che è arrivato con la deviazione di Selic. Poi, come succede spesso nel calcio, l'ex non tradisce, è arrivata anche la rete di Zaniolo. Però se tu rianalizzi la partita fino al punto al vantaggio dell'Atalanta, comunque la Roma era stata in partita. Come mai non era successo? Perché, se ripeto, vai a vedere De Rossi lo scorso anno con l'Atalanta, andiamoci a rivedere tutte le partite
tra la Roma e l'Atalanta, cioè la Roma spessissimo è stata umiliata dalla formazione d'azzurra e ieri questo non è avvenuto, quindi la Roma strappa tra virgolette un piccolissimo sorriso, ma la classifica è inquietante, imbarazzante, è preoccupante e oggi, lo diciamo ma lo abbiamo detto anche un mese fa, Ranieri è chiamato intanto a salvare la Roma, cioè la Ranieri è stato chiamato per salvare la Roma perché oggi la classifica dice che la Roma deve salvarsi, ma lo diceva anche prima, no, è vero, è vero, poi c'erano questi scontri diretti complicati che sapevamo per calendario che la Roma sarebbe potuta arrivare in questa situazione di classifica che un po' spaventa, è arrivata, sono arrivati quei 2 punti alla zona di retrocessione, 3 dal Monza, 5 dall'ultimo posto in classifica, nel weekend arriva una sfida, uno scontro salvezza, lo possiamo quasi definire, che arriva lo scontro contro il Lecce, che sono 2 squadre allo stesso punti, 13 punti. Sì, sono Lecce veramente a pari. È quasi rinato, no? Con l'arrivo di Giampaolo, strappa comunque un pareggio importante contro la Juventus, è una squadra che ha trovato magari quell'identità che voleva Corvino e che non era stata poi manifestata con Gotti in panchina. Quindi la Roma oggi intanto deve salvarsi e pensare al mercato. Questi sono i temi principali. Poi possiamo parlare anche di una preparazione, Riccardo, che è stata imbarazzante. Cioè oggi Ranieri ha ricominciato da capo, cioè lui è arrivato ed è passato dalla teoria alla pratica, cioè perché lui aveva visto la Roma in TV, lo abbiamo sempre detto, Ranieri ha seguito tutte le partite da Roma, ha seguito tutte le novità sulla Roma perché sperava, sapeva che prima o poi sarebbe stato chiamato e quindi si è ritrovato una situazione anche più preoccupante di quella che pensava di aspettarsi perché la squadra fisicamente ha tanti problemi, perché non c'è stata la preparazione, perché comunque De Rossi ha fatto oggettivamente degli errori quest'estate, perché poi con Juric sappiamo benissimo che la squadra non si è mai allenata realmente bene, perché Juric è sempre stato un allenatore rifiutato dai giocatori, quindi lui oggi ricomincia da capo, fa una nuova preparazione, ha chiamato anche un supporto che conosce bene per in qualche modo aiutare la squadra, però Riccardo l'abbiamo visto, a un certo punto sono crollati, cioè dopo è distrutto, ma perché gioca sempre, non c'è un vice Dobic, manca quello e si ricomincia da lì, a gennaio vice Dobic e terzino destro, non se ne esce, vediamo che succede con Zaleski che ha dato dei buoni segnali con Ranieri, ha comunque un contratto in scadenza e bisogna capire cosa succederà anche con lui, però vice Dobic e terzino destro, questi devono essere gli obiettivi, mentre l'obiettivo Ranieri sul campo resta quello di salvare la Roma. Ranieri riparte da zero, sì, di fatto. Da meno zero. Perché deve addirittura recuperare. Riccardo, hai ereditato una situazione imbarazzante. Disastrosa. Hai ereditato una squadra non allenata, che non ha fatto le preparazioni. Allora, noi abbiamo detto di tutto su Juric, no? Mi sembra che non è non è stato scontato nulla. Da questo contenitore sono arrivate tante critiche a Juric, ma non dimentichiamoci anche gli errori di De Rossi, che però, come abbiamo sempre detto, è stato esonerato con la menzogna, quindi non meritava quell'esonero, ma classifica alla mano, ma rendimento alla mano, se sommiamo anche le partite della scorsa stagione, comunque lui aveva dei numeri veramente da retrocessione, quindi la preparazione sbagliata, o meglio la non preparazione, il rifiuto con Juric, quindi Ranieri, e ha ereditato una situazione difficile. E ad oggi, nonostante 0 punti contro Napoli e Atalanta prevedibili, comunque dei piccoli segnali dalla squadra sono arrivati. Arriviamo su Zaniolo poi, che è reso grande dalla Roma, perché dopo aver lasciato l'Inter, diciamo i suoi successi, il suo picco ce l'ha avuto proprio in giallorosso, la Conference vinta in giallorosso. Di fatto Riccardo, lui, cioè se tu pensi a come è stato accolto, ma lui è quello che ti fa il gol in finale. Pensa cosa è successo nella testa dei tifosi, nel senso, un giocatore oggi ovviamente non amato, che però ti ha portato alla più grande gioia degli ultimi anni. Sì, cioè proprio porta la sua firma, i tifosi lo fischiano, lo insultano, lui però segna e fa un'esultanza molto rabbiosa, molto polemica.
si è tolto tutto, cioè, però perché, provocatorio, diciamo. Perché Riccardo si è arrivati a quel punto, no? Perché tifosi, perché lui, a parte che rilascia delle dichiarazioni in questi anni non proprio simpatiche, poi perché va via in quel modo, cioè si vedeva che nella sua testa c'era la voglia di vendicarsi, no? Poi molti dicono che è stato venduto a poco, ma insomma, Riccardo, in quel momento Zaniolo che mercato aveva? Non aveva mercato, dopo due infortuni così, dopo tutte le incognite che c'erano sul, sul suo stato fisico. Lui segna, non è di fatto un titolare, lo stesso Gasperini ha fatto capire più volte che non era in condizione, quindi... Sì, questo fatto certifica anche l'Atalanta quanto è forte questa squadra, perché un giocatore come Zaniolo loro possono tranquillamente tenerlo in panchina, quando sta bene gioca, se non sta bene non gioca, l'Atalanta va avanti. L'Atalanta quest'anno è l'anti-Inter e l'anti-Napoli per lo scudetto, perché l'occasione c'è per i bergamaschi. La squadra sembra essere matura, Gasperini ha tutto per fare male agli altri e affrontarli è durissima, è veramente durissima. Mette in difficoltà tutti. Se pensi che addirittura si ragiona sul possibile inserimento di Berardi a gennaio, cioè uno che ovviamente vuole lasciare il Sassuolo, che ha oggi una valutazione molto più bassa, siamo sui 15, ma io credo anche 10 milioni di euro, e che potrebbe andare all'Atalanta proprio per la delusione di fatto Zaniolo, che sì, ieri segna, però insomma, se analizziamo gli ultimi mesi non possiamo dire che è stato un investimento super... No. Positivo, quindi l'Atalanta che ragiona ancora in ottica futura. E poi Riccardo, l'Atalanta ha Marco Palestra, ieri ne ha parlato anche Spalletti, io l'ho studiato in questi giorni, è veramente un giocatore forte che gioca sia a destra sia a sinistra, gioca con entrambi i piedi, ha dei margini enormi di miglioramento, qualcuno l'ha già paragonato a Hakimi, e l'Atalanta che ha comunque Zappacosta è coperta nel ruolo, non ha minimamente ascoltato la scorsa estate offerte dal Rennes, dalla Premier League, dal Monza e da altre società. Questo è un giocatore che può veramente a breve vestire la maglia di una grande squadra, perché ha tutti i numeri per diventare un grandissimo giocatore, e l'Atalanta lo sa, Gasperini lo sa, i Percassi se lo coccolano, ma attenzione perché se ne parlerà presto anche in ottica mercato italiano, parlo della primissima fascia. E come dici bene, l'Atalanta ha fatto anche quello switch, adesso è una società che può anche permettersi di dire di no alle offerte, e sì, negli ultimi anni lo stiamo vedendo. Se vuoi andare a comprare l'Atalanta devi fare come ha fatto la Juventus, e cioè alla fine devi accettare le condizioni dell'Atalanta e pagare carissimo qualsiasi giocatore, altrimenti non hanno bisogno di cedere e non cedono, sono in una posizione di forza straordinaria come società. Per chiudere il nostro contenuto, mercato della Roma, qualche novità si registra o c'è ancora, Ranieri vuole ancora capire cosa in mano e dove intervenire? È evidente, ma l'avevamo già detto, che urge prendere un vice Dobic e un terzino destro, quindi sono usciti già dei nomi, stanno facendo dei ragionamenti in corso. Ovviamente Ranieri sarà fondamentale nella scelta finale del nome, del profilo che verrà a Trigoria. In uscita oggi ci dicono che Cristante, ma già agosto non era fondamentale, oggi si arriva un'offerta alla Roma, l'ascolta è come, a patto che poi la società acquirente possa soddisfare Cristante, che oggi ha un ingaggio ancora molto molto alto. Su Pellegrini Ranieri ha detto ti aspetto, sei uno che ha ancora dei grandissimi numeri, quindi lui deve prima in qualche modo recuperare il suo stato emotivo, o comunque tornare quel Pellegrini che i tifosi comunque hanno visto, e poi sicuramente potrà essere utile alla causa giallorossa. Resta il fatto che parliamo di un giocatore che comunque ha ricevuto già delle offerte dall'estero, quindi immagino che a gennaio potrebbero arrivare nuove proposte anche per lui. Siamo in chiusura del nostro approfondimento, mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube di calciomercato.it se non l'avete ancora fatto, seguiteci anche sui social perché trovate aggiornamenti su tutti i social di calciomercato.it. Grazie Eleonora e grazie a tutti voi. Grazie Riccardo, un saluto a tutti. Al prossimo video, ciao!